Ciao amici, bentrovati e bentornati nel mio canale Cosa Leggiamo. Se vi trovate da queste parti probabilmente mi volete sentir parlare di un libro che forse potrebbe interessarvi. E quello che oggi vi voglio proporre è un libro spettacolare, un libro storico, un romanzo storico che tratta argomenti veri, realmente accaduti, con quella linea sottile di demarcazione che separa il vero dal romanzo. Un romanzo interessante scritto da Ildefonso Falcone, se forse qualcuno lo conosce già per altri suoi capolavori, ma quello che vi propongo oggi è La Cattedrale del Mare. Un libro che nel mio canale di TikTok, sul mio profilo TikTok, definirei molto yeah, che tra avventure e sentimento dipinge nel romanzo una città protagonista di una straordinaria storia, nella drammaticità dei suoi momenti cruciali così come nella sua vivacissima quotidianità, in un'ambientazione capace di innamorare tra luci e ombre di un medioevo di ineguagliabile fascino. Siamo nel cuore della Barcellona del XIV secolo e lì il protagonista della nostra storia, il piccolo Arnau, viene catturato dalle maestose mura della Cattedrale del Mare, Santa Maria del Mar, che diverrà il cardine delle tormentate vicende della sua esistenza. All'ombra di quelle torri gotiche, Arnau lotterà tra fame, ingiustizie, tradimenti, barriere religiose, guerre, peste, commerci di ignobili, indomabili passioni, ma soprattutto lotterà per un amore che il pregiudizio del tempo lo vorrebbe condannare. Figlio di un servo fuggiasco, nella capitale catalana troverà rifugio e quella sospirata libertà che a tutt'oggi incarna un po' lo spirito della Barcellona d'oggi. Impegnata all'epoca in battaglia per il controllo dei mari mercantili, intanto l'Inquisizione invece pregiudica una già non facile convivenza tra cristiani, musulmani ed ebrei. Ildefonso Falcone, se lo conosciamo tutti, lui è un avvocato specializzato in diritto civile, noto autore come il romanzo di cui stiamo parlando, La Cattedrale del Mare. Il libro ha riscosso subito un enorme successo, considerare che ha venduto in pochissimo tempo 250.000 copie in 2 mesi sul mercato internazionale, con diverse traduzioni poi tra l'altro, mica pizza e fighi. E grazie alla Cattedrale del Mar il Falcones vince anche diversi premi letterari, tra i quali nel 2007 il premio letterario Giovanni Boccaccio in Italia, dove è pubblicato da Longinesi. 10 anni dopo l'uscita del romanzo, sul canale spagnolo Antenna 3, La Cattedrale del Mare veniva proposta come una serie televisiva disponibile anche in Italia su Netflix. Antenna 3, peraltro, è anche la stessa emittente che ha proposto la serie televisiva della Casa di Carta e Vis-à-vis. Quindi, insomma, una garanzia, ma la serie è un altro video che farò in un altro momento. Vi posso dire altro? Sì, è un libro interessante che vi catturerà, vi emozionerà, è un libro molto bello, vi serve del tempo per poterlo leggere, non è un libricino che leggete così a cuor leggero, è qualcosa che vi impegna le vostre giornate, il vostro tempo, dovete essere concentrati, ma è un libro che non è mai pesante, una scrittura molto semplice, molto scorrevole, non ci sono termini chissà quali, termini strani, tutto molto semplice, molto alla mano, un'ambientazione straordinariamente ben descritta dallo scrittore, che prendendoti per braccio ti accompagna in un medioevo che tu non potresti nemmeno immaginare, ma che con la sua magica penna riesce finalmente a portarti laddove tutto è iniziato per il nostro giovane Arnau. Un libro che vi consiglio assolutamente. Il mio voto al riguardo è ben 5 stelle, perché non poteva essere libro migliore. Secondo me chiunque ci si mette non potrebbe scrivere un libro migliore. Pertanto fatemi sapere se questo video vi interessa, se vi è stato utile, fatemi sapere se avete letto il libro che vi ho consigliato, La Cattedrale del Mare, del Ildefonso Falcones, qui nei commenti. Seguitemi magari sul mio Insta e su TikTok, nel quale tutti i giorni propongo dei video nuovi, 2-3 video nel quale vi parlo di un film o di una serie o di un libro che potreste leggere velocemente, magari interessante, qualcosa. I miei video sono molto veloci, sono di 60 secondi, quindi vi ci vorrà veramente molto poco per scoprire cosa andare a guardare la sera quando tornate a casa. Detto questo, io vi ringrazio per la vostra attenzione, il tempo a mia disposizione è terminato, un abbraccio a tutti i miei fan, ricordatevi di cliccare sulla campanellina, sulla sottoscrizione e se volete seguitemi sui miei social. Ciao ragazzi!